Nel calendario di Ecoverde 2019, alla casella numero 22, troviamo un prodotto della Balm, che è un beauty balm. In realtà questo è un prodotto molto poliedrico, nel senso che può essere utilizzato in varie mode. Ci si può scappare la pelle, fare una maschera, idratarla utilizzando come idratante, utilizzarlo come lipstick, come beauty balm per le labbra. Può essere usato per i gomiti e i talloni, può essere, insomma, ci si possono fare una miriade di cose. Io vi lascio nel box informazioni la stampata che ho trovato su Ecoverde con tutti gli innumerevoli utilizzi, tra cui anche lo struccaggio. E naturalmente è un balm oleoso, quindi equivale tipo a un burro struccante. Io non lo amo particolarmente, l'ho già provato e per la detersione non mi piace assolutamente. Per quanto riguarda il resto, vi farò sapere. Questo prodotto viene venduto su Ecoverde in una full size da 60 ml, perlomeno credo sia da 60 perché sul sito non è riportato quanti ml è, però facendo una proporzione tra quanto costa 100 ml e quanto viene venduto, immagino che sia, insomma, se la matematica non è un'opinione, è da 60 ml. Questo quindi è una mini taglia. E quindi tipo un campioncino, non è in vendita in questo pack e costa 4,62 euro. Volevo farvi notare che sulla confezione e anche sul sito non c'è nessun bollino di certificazione. C'è il vegan, ok, con il lieto cruelty free, vabbè, ma metterlo o non metterlo al giorno d'oggi, cioè, si sa che ormai la sperimentazione sta andando per fortuna, diciamo, nel dimenticatoio. C'è questo bellino RBM con la fogliolina che io non sono riuscita a capire che cosa sia. In teoria tutti i prodotti di Ecoverde dovrebbero essere certificati, io ne dubito fortemente. Comunque indagherò più a fondo per un attimo di tempo e comunque vi farò anche sapere che cosa sta per indicare quel bollino lì. Non ho trovato, guardando velocemente, grandi cose, anzi non ne ho trovate proprio. Ne avevo trovato un articolo dove parlavano di sperimentazione animale, ma non so, cioè di una cosa legata tipo al coniglietto, ma non credo, e quindi al momento non ha certificazioni, tra virgolette, importanti, serie. Io non lo conosco quello, non so cos'è, però insomma, indagherò, poi vi faccio sapere. Vi metto nell'info box quindi tutti i vari utilizzi. E ci vediamo domani con la casella numero 24, 23, scusate.